Sono ben 250 gli scatti in mostra allo Spazio Forma che fino al prossimo 2 giugno regalano a Milano la più ampia retrospettiva mai dedicata a Richard Avedon. La parola chiave della mostra è intensità. Intensità che emerge prepotentemente dai celebri ritratti del fotografo, da quelli più drammatici sino a quelli più disimpegnati. Nonostante sia sempre stato ammirato come fotografo di moda, Avedon è in realtà molto di più. È innanzitutto un artista che è riuscito a ritrarre le sue modelle facendo trasparire sempre l'emozione più autentica, sfatando il cliché dell'indossatrice manichino appendiabiti. In mostra si abbraccia un arco cronologico che va dagli scatti del primissimo dopoguerra ai primi anni del nuovo secolo. E i soggetti fotografati sono diversissimi tra loro, ma tutti assolutamente iconici. Sono uomini di Stato, artisti, attori ed attrici che si sono prestati, negli anni, all'obiettivo del maestro. Da Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, Brigitte Bardot a Marilyn Monroe, Buster Keaton, Charlie Chaplin, i Beatles e Andy Warhol. Le commissioni ad Avedon hanno spaziato su tutti i personaggi famosi, compresi i politici. Kissinger, Reagan, Bush sono stati immortalati tra decine di foto di uomini e donne tra i più potenti d'America. I visi più tormentati sono quelli di Jasper Johns, Francis Bacon, Samuel Beckett, i cui volti sono segnati da rughe che sembrano profondi solchi del terreno. Il grande fotografo, figlio di un negoziante di abiti femminili con una boutique sulla Quinta, a New York, è morto nel 2004, mentre realizzava un servizio fotografico per il New Yorker. Avedon viene ricordato come un perfezionista dello scatto, uno che poteva buttare via interi rullini perché insoddisfatto del lavoro compiuto. In mostra c'è anche un suo autoritratto, firma conclusiva di un artista che, del ritratto, ha fatto una passione viscerale e un lavoro a tempo pieno.